Ciao ragazzi e ragazze, in questo lunedì parliamo di un momento di difficoltà che ho avuto e che sicuramente abbiamo un po' tutti almeno una volta durante la nostra settimana di lavoro. Stamattina mi sono ritrovata a fare una task sempre creativa, per fortuna sempre di creazione di contenuto, ma una task che detesto particolarmente, però che comunque è stata ed è una specifica richiesta del cliente e quindi non potevo esimermi, non potevo non farla, se no tendenzialmente o la delego oppure cerco di non farla assolutamente. Come l'ho gestita? Facendola per prima. E in questo caso io credo che conoscendomi è molto più utile che io faccia le cose che non mi piacciono prima, soprattutto se davvero mi fanno schifo e tenderei a procrastinare piuttosto che cercare di motivarmi con qualcosa inizialmente e poi arrivare a quella cosa lì che però rimane sempre nella retro della testa come a ricordarmi guarda che la devi fare. Voi invece cosa fate? Come riuscite a gestire questi momenti un po' di impasse creativo lavorativo? Ecco, io credo che questa sia una tecnica abbastanza comune ma anche abbastanza utile che mi ha davvero mi rendo conto che mi aiuta ad avere una prospettiva su ciò che faccio e a limitare il fastidio che provo di fronte a certi compiti. Credo sia anche importante ricordarci la big picture, il panorama per cui e in cui si inseriscono determinate cose che ahimè sono necessarie. Fatemi sapere come affrontate voi le task che odiate e stop whining.